Buonasera e benvenuti. Questo è Alley Talks, il contenitore di Alley Up, il blog del Sole 24 Ore multifirma. Io sono Letizia Giangualano e questa sera l'ospite che sarà qui con noi per la nostra serata di approfondimento è Irene Facheris, con la quale parleremo di che cosa significa insegnare la parità ai ragazzi. Allora, un momento solo che facciamo entrare Irene. Solo che adesso si collegherà con noi. Ciao Irene, benvenuta. Ciao. Ciao, come stai? So che oggi è una giornata un po' difficile per te. Sì, oggi è una giornata fisicamente difficile, ma le mie giornate sono spesso fisicamente difficili, quindi Quindi ti ce le ringrazio teniamo così, ce le doppiamente. teniamo così. Ti ringrazio doppiamente per essere qui con noi allora questa sera. Grazie, grazie a te, grazie a voi per l'invito. Dicevo che con te questa sera il tema che andremo ad approfondire è la parità di genere insegnata ai ragazzi. E vorrei un attimo contestualizzare il motivo per cui è nata l'idea di questa diretta. Scusa, io mi sto vedendo a scatti. Volevo chiedere se tu mi vedi Io ti bene. vedo bene, in compenso vedo me tagliata qua. Ok, io invece ti vedo benissimo. Quindi a posto, io mi vedo molto spesso, non ho bisogno di vedermi anche stasera. Devo dire che mi ha colto di sorpresa la nuova grafica di Instagram, perché sto vedendo la diretta diversa da come la vedevo di solito, ma era da un po' che non ne facevo, per cui. Ah, boh, io ho fatto l'ultima settimana scorsa ed era ancora normale. Boh, non La so cosa cosa. bella è che adesso non ci sono più i commenti che vanno sulla faccia dell'ospite, per cui. Ma tu come li vedi? Perché ad esempio io sto vedendo i commenti della ragione per cui non vedo me. Ah, Perché ecco, qui io io vedo tutti i commenti. li vedo sotto di te. Allora, facciamo una cosa, magari diciamo a chi ci sta seguendo che se hanno delle domande c'è la sezione domande da utilizzare, che sicuramente per noi è più fruibile e più pratica rispetto ai commenti, che devo dire con questa nuova grafica forse mi ci devo abituare, ma per esempio adesso vorrei fissare il commento come titolo, ma non è possibile. Ok, va bene. Dicevo, volevo contestualizzare il motivo per cui è nata questa diretta. Nella settimana del 25 di novembre, la giornata internazionale contro la violenza sulle donne, un tema che Alley Up presidia durante tutto l'anno, non solo il 25 novembre, però in quei giorni particolarmente siamo attivi con delle campagne. La nostra campagna di quest'anno era Non sei sola. E sono stata contattata da una docente di una scuola media che mi ha chiesto indicazioni o suggerimenti per un laboratorio che stava realizzando con i suoi studenti. Ora, oltre ovviamente a consigliarle di seguire te e il tuo lavoro e di leggere il tuo libro, ho pensato perché non organizzare una diretta con Irene a questo punto direttamente per creare una sorta di vademecum, di indicazioni, di spunti di riflessione per quei docenti, ma anche per quei genitori che si cominciano a fare un po' di domande, anche perché, ok, la violenza sulle donne, è un tema, però, probabilmente dietro a questo tema c'è tutta un'altra questione culturale che, va presa molto più alla larga, insomma. Per cui, non parliamo di violenza sulle donne questa sera, ma parliamo proprio di parità di genere con Irene. Finisco l'introduzione con una piccola bio di Irene per chi non la conoscesse, fosse collegato con noi in questo momento. Irene è laureata in psicologia, ha degli studi post laurea delle specializzazioni post laurea in gender studies, è presidente dell'associazione Bossi e dal 2014 si occupa di formazione e divulgazione sui temi della parità di genere. La sua rubrica su YouTube, video, Parità in pillole era la rubrica, perdonami, ok, è diventata anche un libro che io ho qua e mostro, e che è un ottimo vademecum da cui partire per chi volesse approfondire questi temi. Detto questo, io partirei proprio da un punto della tua bio, i gender studies. Io so che tu hai fatto le tue specializzazioni all'estero. Quindi partirei proprio dal chiederti a che punto siamo in Italia con questi temi, già ti vedo sorridere, e soprattutto un insegnante o una persona che avesse desiderio di approfondire questi temi, da dove parte, dove li cerca? Allora, per quanto riguarda la mia specializzazione,
Allora, io mi sono laureata, laurea magistrale nel 2013, quando questo sui social non era un tema. Io sono molto contenta che nel frattempo le cose si siano evolute, si stiano evolvendo e se ne stia parlando. Ora dire femminismo sui social è abbastanza normale, poi chissà se in realtà vivo in una bolla, probabilmente sì, come tutte, però mi rendo conto che questo sia un tema caldo, che lo stia diventando sempre di più e per fortuna. E ricordiamoci che una persona femminista è una persona che crede nella parità politica, sociale ed economica tra i sessi, quindi non si tratta di supremazia femminile, quanto proprio di parità. Io ho potuto approcciare questi temi grazie a un caso fortuito, cioè avendo scelto una magistrale in psicologia dei processi sociali, decisionali, dei comportamenti economici, sono incappata in questo corso di psicologia delle differenze e delle disuguaglianze che è tenuto dalla professoressa Elisabetta Camussi nell'Università di Milano Bicocca. E lì io per la prima volta ho scoperto questo tema, ho scoperto il tema delle disuguaglianze, della parità, dei doppi standard, del sessismo. Ho sentito forse per la prima volta a livello accademico la parola patriarcato, e ho capito che mi interessava perché mi sono resa conto che quella teoria stava parlando della mia vita. Noi studiamo tantissime cose che rimangono nella teoria, che magari ci sono utili per sviluppare alcuni pensieri, ma di cui non abbiamo un riscontro immediato. Mentre invece io ho aperto un canale YouTube nel 2010 e i commenti sessisti mi sono sempre arrivati, ma io non riuscivo neanche a dare un nome a quei commenti, cioè non sapevo che si trattasse di commenti sessisti, perché nessuno mi aveva mai spiegato il sessismo. Ecco. Quindi io ho iniziato così. Poi ai tempi non c'era veramente niente, niente in Italia. Adesso si può fare qualcosa a Roma, c'è un master a Roma, c'è qualcosa a Bologna e per il resto comunque fine, cioè qua ci fermiamo. Io poi ho fatto un E perdonami, corso. parliamo sempre di specializzazioni post laurea, non parliamo Sì, comunque di no, materie, di studi post laurea. non stiamo parlando di. Al momento in Italia, che io sappia, ma ci provo sempre perché mi piacerebbe sempre fare un master in Italia, magari a Milano, non so, ma online adesso, approfittando tra mille virgolette di quest'anno terribile, magari anche online, ma non trovo mai praticamente nulla. E sì, stiamo sempre parlando comunque di corsi post laurea e io invece sogno tra qualche anno la possibilità di laurearsi in gender studies, no? Certo, cosa che Però all'estero invece avviene, negli Stati Uniti all'estero probabilmente avviene. si può fare, comunque i corsi sono molti di più, molto più incentrati. Io quello che ho potuto fare è stato in Italia un corso sulle disuguaglianze tenuto dall'Università Bicocca che ho fatto post laurea e poi per il resto stiamo ringraziando il fatto che uno, io conosca l'inglese e due, ci siano moltissimi corsi di università americane che si possono frequentare. E io questo ho dovuto fare. Questo ovviamente si intreccia anche con il tema del privilegio perché in Italia è ancora così, tu puoi aver letto mille libri su un tema, ma se non hai un pezzo di carta che dice ho letto mille libri su questo tema, non vale niente la tua preparazione, purtroppo. Capisco che da un lato ci sia bisogno di un riscontro, di una valutazione, dall'altro mi sembra che ogni tanto si cada nel classismo nel fare un discorso del genere, e lo dico perché questi sono dei corsi, nello specifico mi sto riferendo a un corso dell'Università della California, prima e al momento invece un corso della Columbia dal titolo Women Have Always Worked. E questi sono tutti corsi che volendo puoi seguire anche gratuitamente, ma come dire, poi puoi raccontare in giro che hai seguito questo corso. Fine. Mentre invece se ti serve un attestato, cosa che a me serve perché, come dire, io di questo mi occupo nella vita e quindi ho necessità di far sapere alle persone che ho studiato. Naturalmente quelli sono corsi che vanno pagati. Questa per me qui sta un po' l'assurdità, nel senso che non c'è alcuna differenza tra una persona che ascolta molto bene quel corso e lo studia
e me che faccio la stessa cosa, però pago e poi ho un pezzo di carta. Mi rendo conto che funzioni così nel mondo, mi rendo Certo. conto che in Italia sia ancora più forte questa cosa, però mi sembra che forse questo tema vada maneggiato anche in maniera un po' diversa, oppure che le università debbano immediatamente adeguarsi agli standard oltreoceano. Io volentieri prendo una laurea in gender studies in Italia, però me la devi far prendere. Quindi, Certo. siccome ancora non siamo qui, quello che ho potuto fare e che continuo a fare, ovviamente, è, oltre allo studio sulle sudate carte in maniera molto leopardiana, è quello di seguire dei corsi di università americane che di questi temi ne parlano da molto più tempo, tant'è vero che hanno deciso di farne anche delle materie di studio da poter frequentare. Ok, grazie per questo aggiornamento. Adesso entrerei proprio nel merito, dell'argomento di questa conversazione. E la prima domanda che ti faccio è tendenziosa. Perché dobbiamo insegnare la parità di genere ai ragazzi? Stai usando il maschile universale o Sto è usando il voluto, maschile ragazzi? universale, ma mi Ok. fa piacere che tu me lo chieda. E no, perché sono due risposte Assolutamente, ma infatti hai ragione, anche perché ho notato prima che tu utilizzi già lo schwa e lo usi proprio già con disinvoltura. Ci provo, non è facile, ma ci provo. Certo, no, il mio voleva essere un maschile universale perché io ancora non ho Ok. questa disinvoltura nell'utilizzo dello Ok. schwa, lo ammetto. No, perché ovviamente una domanda che mi viene fatta moltissimo è perché i maschi dovrebbero interessarsi al femminismo e Ma quindi guarda che poteva anche questa domanda te la essere. farò più avanti, stai tranquilla perché c'è, te la voglio fare. Beh, perché ci riguarda tutto, nel senso che il tema delle discriminazioni è un tema trasversale. È vero che ci sono delle categorie che sono più privilegiate di altre, posto che mi piace sempre ricordare. Privilegiato non significa con una vita perfetta, significa che le ragioni per cui la tua vita potrà andare male non sono ragioni che hanno a che fare con cose che tu non puoi modificare in nessun modo, tipo il colore della tua pelle, tanto per dirne una, a meno che tu non sia Michael Jackson. Quindi ci riguarda tutto per questa ragione, perché, come dire, io sono bianca, sono molto privilegiata perché siamo in una società che è razzista e razzializzata ed essere bianchi è un privilegio. Sono eterosessuale e questo è un privilegio perché siamo in una società omofoba, però sono una donna, ops, siamo in una società sessista e quindi qui c'è invece una discriminazione nei miei confronti. Ma per ogni discriminazione che io non subisco, probabilmente c'è qualche discriminazione che invece agisco senza nemmeno rendermene conto. Credo che ci sia da fare un discorso molto importante sulla consapevolezza. Se per tutta la vita ci hanno raccontato che il mondo è fatto in un certo modo e va in una certa direzione, noi non, spessissimo non ci rendiamo conto di portare avanti dei comportamenti che sono discriminatori nei confronti di altri esseri umani, proprio perché non ci siamo mai fermate a farci la domanda: ma questa cosa che sto facendo fa male a qualcuno? Oppure va bene così? E io credo che sia una domanda importante da farsi. Prima te la fai. Prima ci convivi, prima entra nelle tue abitudini. Io parlo spesso con i ragazzi e trovo un'apertura incredibile ed è facilissimo, facilissimo parlare con le ragazze e ragazzi di questi temi, perché è vero che siamo in una società che è sessista e patriarcale e ci racconta delle cose, però quando hai 15 anni, in fondo sono solo 15 anni che senti queste cose. E a 15 anni il tuo lavoro è quello di cambiare idea. Quindi è molto facile abbandonare una convinzione ed abbracciarne una che ti convince un po' di più. È molto più difficile fare questa cosa quando invece hai qualche primavera in più, quando sono molti più anni che vivi la tua vita convinto che le cose debbano andare in un certo modo e poi scopri il femminismo. Scopri che tu puoi far parte di una categoria che opprime senza nemmeno farlo apposta, senza rendertene conto. E a quel punto hai 60, 70 anni, ti devi guardare allo specchio e devi dire: ma io cosa ho fatto fino adesso? Io in che cosa ho creduto fino ad adesso? Io perché non ho mai messo in discussione quello che gli altri mi raccontavano come giusto? È molto difficile, non impossibile ovviamente, le persone fanno sempre in tempo a evolvere e cambiare idea, però
Abbandonare un'abitudine che hai da tutta la vita è più difficile che abbandonare un'abitudine che hai da solo qualche anno. È per questo che è importante parlarne con le persone più giovani, perché facciamo molta, molta meno fatica, ci vuole molto meno tempo, lo capiscono molto più in fretta. Dopodiché dobbiamo ricordarci che le persone che adesso hanno 15 anni, tra 15 anni saranno probabilmente, se voglio sperare, se non sono 15, sono 30, CEO di qualche azienda. Ed è lì che vengono prese un sacco di decisioni. E magari queste persone che a 15 anni hanno impattato il femminismo, quando poi entrano in azienda, magari sono nell'HR, nelle risorse umane, dicono: aspetta che facciamo un corso a tutti i nostri dipendenti e alle nostre dipendenti e proviamo a raccontare questa cosa. Prima glielo dici, prima miglioriamo il futuro per tutte noi. E quanto è difficile penetrare nelle scuole con questi argomenti? Allora. È semplicissimo se a chiamarti sono i ragazzi e le ragazze, cosa che di solito capita, cioè il 90% delle volte in cui io vado nelle scuole ci vado perché qualcuno o qualcuna mi segue su internet, su Instagram, su YouTube e durante il periodo dell'autogestione, ai miei tempi si chiamava autogestione, adesso forse è cogestione, beh insomma. Quella settimana in cui finalmente puoi decidere anche tu di cosa parlare, dicono: cavolo, ma perché non chiamiamo Irene e non le facciamo fare un paio d'ore e ci facciamo raccontare questi temi? Quindi, quando sono i ragazzi è la cosa più semplice del mondo, perché sono interessati, perché è un tema che li interessa. Devo dire che io non ho ancora mai provato a bussare io alla porta delle scuole e dire: ehi, vi andrebbe di fare questa cosa? Quindi non so quanto sia difficile penetrare da quel punto di vista, però, come dire, a livello di percentuale sono molte, molte di meno le volte in cui è un insegnante a chiamarmi. Di solito è un insegnante che ha un figlio che mi segue. Solitamente funziona così. È qualcuno che dice: papà, mamma, sai che c'è questa cosa? Tipo, tu lavori nelle scuole, potresti portarla nelle scuole? Quindi è veramente molto semplice a partire dal mio target di riferimento primario. In generale, però, non viene ancora percepito come un tema da trattare. Recentemente ho fatto una live in cui ho detto che io credo che questo tema, cioè la parità in generale, il tema delle discriminazioni, della parità, dovrebbe essere una materia di studio obbligatoria, esattamente come è obbligatorio studiare tantissime altre cose. E quando ho detto obbligatorio, qualcuno ha storto il naso. Beh, magari potremmo trovare un'alternativa. Ma non capisco perché debba essere obbligatorio studiare gli assiro-babilonesi. Nessuno dice niente per il fatto che dobbiamo passare tutti dagli assiro-babilonesi. Va bene, però non parliamo mai di cosa ci accade nella vita di tutti i giorni. E la cosa che rende ancora più difficile portare questi argomenti a scuola è il fatto che questi argomenti sono estremamente linkati agli ultimi anni della nostra vita politica. Il femminismo non ha 1000 anni. I temi che ci riguardano più da vicino partono dalla seconda ondata femminista. Stiamo parlando degli anni 60 e gli anni 70. Di solito a scuola ci si ferma dopo il 45, cioè quello che ti dicono è: e sono arrivati gli alleati, eccoci qui, e abbiamo votato nel 46, tutto a posto, democrazia. E ha vinto la Repubblica. E dopo, perché tutto quello che c'è dopo a livello storico e politico è estremamente legato al femminismo, e quindi quello potrebbe essere un ottimo link per andare a parlare anche di questo. Il problema è che spessissimo con i programmi scolastici tu non ci arrivi a parlare di quelle cose, e questo è terrificante, non solo per quanto riguarda il femminismo, ma in generale per guardare il mondo di oggi. Come fai a guardare il mondo di oggi se non hai delle basi? Cioè, come fai a capire alcune proteste di adesso se non hai idea di cosa siano stati gli anni di piombo? Se non ti hanno raccontato Piazza Fontana a proposito di cose recentissime, no? Ti manca un pezzo. Sarebbe bello se la quinta fosse proprio una forma di laboratorio sulla storia, invece che un nozionismo così come l'abbiamo sempre, siamo abituati a vederlo. Forse dovremmo, non lo so, poi insomma dire, questo non è il mio lavoro, quindi non voglio Certo. insegnare il lavoro a qualcun altro, però se penso a tutte le cose che ho studiato e che non mi sono mai più servite, forse mi sarebbe interessato scoprire
cosa è successo a un certo punto in Italia, perché le persone volavano giù dai balconi allegate alle sedie, quelle cose che forse dovrebbero raccontarti, invece non ti raccontano. E se noi parlassimo di quello, poi dovremmo per forza parlare anche di femminismo, perché sono ovviamente estremamente linkati come argomenti. E nel momento in cui entri nelle scuole e inizi a parlare di femminismo, percepisci delle resistenze rispetto al termine, perché noi stiamo dando per scontato che tutti sappiano esattamente quante connotazioni possiede la parola femminismo, mentre invece molto spesso per la maggior parte delle persone che non hanno studiato gli argomenti e che non sono informati sul tema, il femminismo è qualcosa di collegato al passato, a una certa visione del mondo, per cui percepisci delle resistenze da parte dei ragazzi o soprattutto dei docenti. Allora, sui docenti meno, perché mi capita di più di trovare qualcuno che la seconda ondata femminista se l'è fatta e quindi sa già un po' di più di che cosa stiamo parlando, soprattutto se sono delle docenti. Con i ragazzi e le ragazze c'è ovviamente c'è una resistenza data dall'ignoranza e l'ignoranza non è una colpa, nel senso che, come dicevo prima, se nessuno ti ha mai spiegato cosa significhi femminismo. Femminismo suona così tanto simile a maschilismo che il nostro cervello facilmente dice: ah, sarà il contrario, no? Cioè, il maschilismo è la convinzione che gli uomini siano migliori delle donne, e il femminismo sarà la convinzione che le donne siano migliori degli uomini. E tu gli devi spiegare che non è così, no? Che il femminismo invece mira alla parità. Ci sono delle resistenze all'inizio, soprattutto da parte dei ragazzi, ma perché sono in posizione di difesa? Perché hanno la sensazione che di lì a poco saranno attaccati. E quindi, come ogni essere umano, una possibile reazione è l'attacco a tua volta, no? Infatti, io i primi 15 minuti di ogni mio intervento nelle scuole parlo solo di uomini. È bellissimo perché c'è una slide gigantesca che dice femminismo, e io parlo solo di uomini per i primi 15 minuti, raccontando, ad esempio, chiedendo, no, se sia mai capitato a qualcuno dei ragazzi di sentirsi dire da piccolo non piangere, non fare la femminuccia. Oppure se hanno mai sentito il termine mammo, per riferirsi a un uomo che fa il papà, no? Faccio tutti degli esempi che fanno capire, il reale problema, e cioè il femminile è percepito come inferiore nella nostra società, e questo è un problema anzitutto naturalmente per le donne, statistiche alla mano. Ma non solo, perché se sei un uomo che ha dei comportamenti che sono stereotipicamente più vicini al femminile, verrai penalizzato per questa cosa. Certo, non ti ammazzano uno ogni 3 giorni come succede con le donne, quindi, cioè, ricordiamoci anche i dati, ma non è una gara, non è Marte versus Venere, non è la gara chi è più discriminato, anche perché, come dico spessissimo, voglio trovare il genio che vuole vincere questa gara, no? Perché? Però parlare di femminismo significa ridare dignità al femminile, e ridare dignità al femminile permetterebbe a tutte le persone di stare meglio. Pensiamo soltanto a come vengono trattate le emozioni degli uomini. Agli uomini non solo viene insegnato a non manifestare un certo tipo di emozioni, quelle che sono legate al concetto di debolezza, ma proprio a non sentirle, che è un altro passaggio ancora. Solo che le emozioni non si possono silenziare, quindi poi funzionalmente o disfunzionalmente troveranno il modo di farsi sentire, spesso attraverso comportamenti aggressivi e confronti del genere femminile. È per questo che lo chiamiamo femminismo, perché alla base c'è la convinzione che il femminile sia inferiore, questo crea dei danni a tutte, a tutti e a tutte. Quindi, visto che ci siamo ripromesse di creare un piccolo vademecum per i docenti, ricapitolo un attimo i punti che abbiamo tirato fuori fino adesso. Anche perché, porca miseria, vedo che è già mezz'ora che stiamo parlando. Perché poi quando si comincia. Ok, punto 1. Siamo tutti sessisti, nasciamo sessisti, quindi ci si potrebbe fare un piccolo laboratorio sul concetto di privilegio per andare a stanare quali sono i privilegi che noi effettivamente esperiamo, anche al contrario nella nostra quotidianità. Secondo punto, femminismo non è il contrario di maschilismo. E agganciandomi a questo punto, io ti farei la domanda che ti volevo fare, abbiamo anticipato un po' prima, la mascolinità tossica. Che cos'è e in che modo farla capire, farla comprendere ai ragazzi, e questa volta non è un maschile neutro.
Quando si parla di mascolinità tossica, di solito ci sono sempre degli uomini che saltano su dicendo: stai dicendo che gli uomini sono tossici? Ovviamente no, altrimenti avremmo parlato di uomini tossici, che esistono anche quelli, però è una roba a parte. La mascolinità tossica è proprio questa serie di richieste che vengono fatte agli uomini. Cioè, un uomo, per essere un vero uomo, deve essere in un certo modo. Di solito deve essere il più forte, il più potente, il più ricco, ma anche il più aggressivo, il più brillante. Cioè, devi sempre essere il numero uno, altrimenti sei uno sfigato. E quando è che sei uno sfigato? Quando ti avvicini a caratteristiche che sono meno maschili e più femminili. Il problema di questa mascolinità tossica è che è tossica perché intanto intossica il corpo di chi ce l'ha dentro e poi intossica l'aria che respiriamo tutte e tutti. La mascolinità tossica è la ragione per cui ci sono così tanti femminicidi. Non è qualcosa che riguarda la genetica, non è che gli uomini sono cattivi. È che gli uomini sono portati a essere uomini in un certo modo. Agli uomini viene insegnato a essere uomini in un certo modo. E questo insegnamento è tossico. La mascolinità che viene insegnata agli uomini è tossica per moltissimi versi. Questa tossicità poi noi la vediamo riversata nei confronti delle donne. Cioè, una donna su tre ha subito un qualsiasi tipo di violenza nella sua vita da parte di un uomo. E c'è un femminicidio ogni 3 giorni in Italia. Durante il lockdown sono aumentate del 75% le chiamate delle donne ai centri antiviolenza. Durante il periodo del lockdown c'è stato un femminicidio ogni 2 giorni, non ogni tre, quindi la statistica è andata a peggiorare. Dopodiché la mascolinità tossica crea dei danni agli uomini, nel senso che quando spesso si utilizza la parola femminicidio, qualcuno dice: beh, perché non esiste il contrario, no? Perché non esiste il maschicidio? Uno per ragioni statistiche. Una donna che ammazza un uomo non lo fa perché è un uomo, lo fa per ragioni che sono inerenti alla dinamica tra due persone. Mentre invece molto spesso gli omicidi da parte di uomini, che hanno come vittime le donne, sono perché quella donna non è stata donna come la società dice che debba essere. E quindi questa è la prima ragione. E la seconda Femminicidio ha a che ragione. fare con le ragioni per cui viene uccisa una Esatto, donna come e non dice soltanto col fatto che è una donna ad essere uccisa. giustamente, come dice Giulia Blasi, il termine femminicidio non indica il genere della vittima, ma il movente. Ma non abbiamo bisogno di parlare di maschicidio, anche perché c'è un altro termine che parla perfettamente di uomini che perdono la vita a causa della mascolinità tossica e si chiama suicidio, perché 8 suicidi su 10 sono uomini. Il suicidio sappiamo che ha una correlazione molto alta con la depressione, una delle cause della depressione è la perdita del lavoro e le statistiche fanno vedere che, nonostante ovviamente la perdita del lavoro incida sulla salute di uomini e di donne, è più forte negli uomini. Perché? Ma perché è più forte la pressione a dover essere quelli che portano a casa il pane. Quindi, come dire, la mascolinità tossica è talmente tossica che se tu non sei uomo come la società ti chiede di essere uomo, non aspetti che sia qualcun altro ad ammazzarti, ti ammazzi da solo. E questa è la ragione per cui gli uomini dovrebbero essere femministi. Perché oltre al fatto che è giusto, è etico, sono in una posizione di privilegio, dovrebbero usare questo privilegio per le altre in questo caso, ma non si rendono nemmeno conto che questo sistema che da una parte li avvantaggia, dall'altra li sta letteralmente ammazzando. Prima se ne renderanno conto, prima migliorerà la loro vita e di conseguenza anche la nostra. Perché comunque ricordo che quelle che muoiono uno ogni 3 giorni per mano di qualcun altro restano le donne. Che tipo di reazioni hai quando affronti questo tema all'interno delle scuole, soprattutto da parte dei ragazzi? Delle grandi teste che fanno sì. Nel senso che molto del mio lavoro non consiste tanto nel cosa dire, ovviamente sì, ma nel come. Io ormai ho capito, e questo ha a che fare con il mio lavoro di formatrice. Io come primo lavoro, cioè il mio primo lavoro è questo, io sono una formatrice, io aiuto le persone ad apprendere, che è diverso dall'insegnare. E questo per me non può passare da un senso di colpa. Non può passare dal dito puntato. Le persone non imparano se pensano di essere sotto processo. E siccome è l'affettivo che apre il cognitivo, e questo me l'ha insegnato mio papà, che fa il mio stesso lavoro, è necessario che le persone capiscano di non essere sotto processo. Molto semplicemente.
Il fatto di avere delle responsabilità non significa di avere necessariamente delle colpe, c'è una grossa differenza tra responsabilità e colpa, nel senso, se siamo sull'autobus e l'autista fa una frenata molto forte e io ti vengo addosso e ti pesto il piede, è una mia responsabilità e infatti ti chiedo scusa, ma non è colpa mia, non l'ho fatto apposta. Per me è importante rendere chiara questa differenza e quando questa differenza è chiara le persone sono molto più disposte a cominciare a pensare alle responsabilità che hanno, proprio perché i tuoi errori che ci sono stati e ci saranno, ma come i miei errori che ci sono stati e ci saranno, ci sono, esistono, da qui possiamo partire per migliorarci, ma non ci condannano né ci definiscono totalmente come persone, noi non possiamo pensare di essere solo la somma dei nostri errori, perché non ne uscirebbe salvo nessuno da questa addizione. Quindi per me è importante che capiscano questo. Mi pare che lo capiscano e dico questa cosa perché poi vedo grande apertura, tantissime domande, tantissima curiosità. Quando faccio gli incontri online, la domanda che fanno più spesso, soprattutto quando sono presenti anche i docenti o le docenti, è: ma scusate, ma questo era l'unico incontro? Ma secondo voi a noi ci basta questa cosa? Quando facciamo il prossimo, per favore? Perché noi vorremmo parlarne ancora. Cioè, dopo 2 ore di lezione, a questa volta online, tra l'altro, con i ragazzi che sono già stremati della didattica a distanza, sentirsi dire, oh, ma la prossima quando la facciamo, per me è un grossissimo risultato. L'ultima domanda che ti voglio fare, abbiamo detto che il femminismo è contro tutte le discriminazioni. Senza banalizzare, non vorrei banalizzare anche se abbiamo poco tempo, ma una carrellata delle discriminazioni che si possono andare ad approfondire, sempre pensando che ci stiamo rivolgendo agli insegnanti che possono cominciare ad affrontare questi temi all'interno delle classi o anche ai genitori che cominciano a farsi delle domande rispetto all'educazione dei loro figli. Quali sono le discriminazioni oltre al genere maschio-femmina? Ma tutto ciò che si allontana dal concetto statistico di normalità, cioè avere un orientamento sessuale diverso dall'eterosessualità è causa di discriminazione, così come avere un'identità di genere che non sia cisgender è causa di discriminazione, così come non essere bianchi in una società razzista e razzializzata è discriminazione, non rendersi conto di impedimenti e barriere architettoniche che impediscono a persone con disabilità di vivere una vita comoda è abilismo, e questa è una forma di discriminazione. Pensare che tutte partano dalle stesse possibilità è classismo, è una forma di discriminazione. Pensare che si possano fare certi discorsi senza mettere in discussione un sistema capitalista, questa è una discriminazione. Ovunque ci sia qualcuno che ha un privilegio, c'è qualcun altro che paga per questo privilegio. La cosa, siccome, come dire, un elenco, ci possiamo anche mettere qui a fare un elenco, ma ci mancherà sempre un punto. Perché? Perché siamo sempre privilegiate rispetto a qualcun altro, e il privilegio è quella cosa che tristemente delle volte non ce le fa proprio vedere le discriminazioni, ma con tutte le buone intenzioni, ma sono proprio come i cavalli con i paraocchi. Il privilegio è un paraocchi. Quindi la cosa, secondo me, è più utile da fare, oltre a ragionare e pensare a quali discriminazioni possiamo farci venire in mente, è quello di parlare con le persone, di chiedere alle persone, ma tu ti sei mai sen sentita discriminata per qualche ragione? Non ho citato la discriminazione per quanto riguarda la religione, ma chiedilo a una ragazza col velo e ti dirà qualcosa. O chiedilo a una ragazza musulmana che però il velo non lo porta e ti dirà qualcosa uguale. Io su questo potrei anche testimoniare, essendo di famiglia protestante, in anni in cui c'erano solo cattolici in Italia, le mie discriminazioni divertenti le ho viste anch'io all'epoca anche Ma da poi, come bambina. dire, se è sempre una discriminazione, rispetto a chi? Perché guardando i dati, la comunità credente che in assoluto è più sterminata è quella dei cattolici, che qui è assurdo da pensare perché siamo in una società che ha abbiamo il Vaticano, qui abbiamo la Chiesa ed è impensabile, ma se vai a guardare i dati altrove, da altre parti è incredibilmente pericoloso dire sì, sono cristiano cattolico. Queste cose non le sai se non parli con le persone, se non ascolti le persone soprattutto. Quindi, cioè, l'unico consiglio che mi sento di dare, al netto delle riflessioni, del leggersi dei libri, di farsi una cultura, di ascoltare persone che parlano di questi temi, è soprattutto ascoltare le persone che noi abbiamo di fianco.
Sicuramente hanno degli esempi da portarci. Probabilmente non, alcune non ne hanno mai parlato con noi perché non pensavano che saremmo potuti essere degli ascoltatori o delle ascoltatrici attente. Invece se noi diciamo, scusa, mi parli un po' di te perché vorrei capire un po' di più, già quello è un ottimo segnale di apertura. Certo, vorrei girarti una domanda che è arrivata. Allora, ci chiede Elena Delfino, in questa visione maschile e femminile esistono? E se sì, in che cosa consistono? Questa è una domanda che viene fatta molto spesso, alla quale io non ho assolutamente una risposta, nel senso che maschile e femminile di base sono costrutti sociali, poi però penso a tutte le persone transgender, in questo caso M2F o F2M, cioè uomini che però sono stati dichiarati femmine alla nascita o donne che sono state dichiarate maschi alla nascita, e penso che forse debba esserci anche qualcos'altro. Non ho la risposta però. E poi penso alle persone non binarie, quindi alle persone transgender, ma come cappello più grande, e penso che forse non avere la risposta al ma quindi cos'è il maschile e cos'è il femminile parta comunque da una logica binaria, cioè che esistano il maschile e il femminile. Forse se noi ci facessimo una domanda un po' più ampia, tipo cosa intendiamo per generi e quindi il non binarismo, che cos'è, forse troveremmo risposte più interessanti. Magari continueremo a non trovare la risposta alla domanda, ma quindi il femminile e il maschile, però forse scopriremo altre cose. Però io la risposta non ce l'ho, ancora non ce l'ho. D'altra parte, quando un sistema non funziona, bisogna per forza scardinarlo per andare a stanare quale può essere un sistema più funzionale. Quindi magari la risposta non è scardiniamo tutti i generi, però da lì forse ci dobbiamo passare per andare a capire che cos'è davvero il genere. No, più che scardinare è rendersi conto che c'è dell'altro e che ha validità di essere ed esistere. Ci stiamo anche finalmente rendendo conto che la società in cui viviamo è estremamente complessa e che le risposte non sono univoche mai in nessun campo. Tanti stanno chiedendo del tuo libro. Il libro di Irene, ne ha scritti due in realtà, però quello su cui ci stiamo basando un po' questa sera è Parità in pillole, edito da Rizzoli. Quest'anno è uscito, giusto? È uscito a gennaio 2020, ho fatto giusto in tempo a presentarlo a Feltrinelli Milano in Piazza Duomo coronando il mio sogno e poi siamo finiti immediatamente in lockdown. Un'ottima annata per far uscire un libro, complimenti. Ecco, però insomma, penso che sia andato bene lo stesso. Comunque è questo. E prima di salutarti, vorrei solo dire una cosa così en passant. Ho visto, non ho guardato molto i commenti e chiedo scusa se dentro i commenti c'erano delle domande. Ho visto solo le domande che arrivavano nella sezione domande, appunto. Però ho visto passare alcuni commenti, deve essere entrato un troll nella diretta, ho visto passare alcune parolacce rivolte a noi fondamentalmente. È la prima volta che in una mia diretta mi succede, devo dire. Penso che purtroppo tu ci sia forse Sento i abituata. Simple Plan in sottofondo che cantano Welcome to my life. No, io vorrei questo, cioè volevo dirla questa cosa, anche se solitamente i troll, lo so, bisogna ignorarli, però vorrei dire grazie a Irene e alle persone come lei che si espongono quotidianamente per portare avanti questo attivismo e per diffondere tematiche difficili e complesse e si espongono purtroppo anche a queste cose che non dovrebbero esistere, fanno schifo. E immagino che questo per te sia stato, se hai visto passare la parolaccia, non ti avrà fatto né caldo né freddo perché forse sei abituata a ben di peggio, ma è tremendo. Allora, non credo che ci si abitui mai, e tra l'altro non vorrei neanche abituarmici, cioè, trovo triste l'idea di dovermi abituare a questa cosa, però nei miei DM di Instagram le minacce di stupro e di morte sono all'ordine del giorno, quindi come dire, sì, ho visto di peggio, sì, ho visto questi commenti, è la ragione per cui nelle mie live i commenti sono disabilitati, perché io non voglio farmi distrarre. Solitamente quando faccio live con i commenti abilitati tolgo gli occhiali per non vederli, perché così sono astigmatica e miope, non vedo più niente, ma in questo caso sì, ho visto, dato che ne stiamo parlando, non avrei tirato fuori la questione io in quanto insomma, ospite stasera, ma dato che ne stiamo parlando, io ho deciso da un po' di tempo di gestire nella maniera che per me è più utile
non solo per me, anche forse per le persone che scrivono questi commenti, gestire la faccenda in questo modo. Io sono una formatrice, io aiuto le persone ad apprendere. Una cosa che io ormai so da un po' di tempo è che noi non facciamo mai le cose per caso, no? Quando diciamo, c'è questo, cioè, viene chiamato determinismo psichico, è uno dei pochi concetti freudiani che non mi schifano, per cui dietro ogni comportamento c'è sempre un perché, no? Quando noi diciamo qualcosa, facciamo qualcosa e poi qualcuno ci chiede, ma perché l'hai fatto? Noi diciamo, boh, così non è una risposta, nel senso che noi possiamo anche non essere consapevoli della ragione per cui abbiamo fatto questa cosa, però la ragione c'è. Quindi quando io vedo dei commenti del genere e decidiamo di parlarne, di solito la domanda che faccio a chi li lascia è, dato che ogni comportamento è finalizzato a soddisfare un bisogno, che bisogno stai cercando di soddisfare lasciando questo commento? E passo la palla. Grazie. Io nel frattempo che non ho tolto gli occhiali, ho visto che comunque Giulia ci ha scritto che lo ha segnalato subito. Grazie Giulia per averlo fatto. Monica D'Ascenzo, la direttrice di Alleyoop, ti ha scritto solidarietà piena, perché purtroppo anche lei nel corso Grazie. delle sue dirette con il Sole 24 Ore ha visto cose che noi umani, come si suol dire. Grazie Irene. Questa Grazie a te. live resterà salvata nelle IGTV di Alleyoop e nei prossimi giorni sarà anche sul nostro canale di YouTube. Ti ringrazio davvero tantissimo per averci dedicato questo tempo, questa serata. Grazie a te, è stato un vero piacere. E mi auguro ci saranno altre occasioni di fare una chiacchierata con te. Volentierissimo, volentierissimo. Ciao Irene e ciao a tutti, arrivederci. Buona serata a tutti, ciao.